deve pagare i propri respiri. Allora voi immaginate che un individuo con questi polmoni faccia una scelta da passoide, da sciagurato, da disgraziato, da caso clinico, si chiude i polmoni, vediamo la prossima slide, si chiude i polmoni, proprio se li chiude e va a prendere in prestito i respiri con cui nutriva il proprio corpo da qualcun altro. Ora, pensate che roba, deve respirare con i respiri presi in prestito da qualcun altro, ma non solo, gli paga anche, oltretutto. Beh, questo è un passo, l'avete già capito, è un passo. Guardate che l'Italia, quando è entrata in Eurozona, quando ha preso l'euro, ha fatto precisamente la stessa cosa. L'Italia era un paese che con la lira aveva un proprio respiro, aveva i respiri illimitati, emetteva la propria moneta senza limiti, senza doverla pagare a nessuno, e poteva nutrire il corpo dell'Italia senza limiti teorici. Infatti dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale siamo arrivati al primo risparmio privato al mondo e alla prima ricchezza privata al mondo in pochissimi anni. Ok? Oltretutto i tassi di interesse che l'Italia pagava su quei respiri che i suoi polmoni emettevano senza limiti erano tassi di interesse volontari, non imposti da qualcun altro. Ok? A un certo punto, disgraziatamente, nell'anno 1999, l'Italia fa come quell'individuo passo di prima. Si chiude i polmoni della moneta e va a prendere in prestito i respiri da qualcun altro. Usa l'ossigeno dell'euro, che è una moneta di qualcun altro. Usa i respiri per nutrire il corpo del paese, dovendo andare da qualcun altro. Chi è qualcun altro? I mercati, i proprietari dell'euro. Ma questa volta i respiri con cui nutrire il paese, l'Italia li deve pagare. E i tassi di interesse sugli euro che prendiamo in prestito noi li dobbiamo pagare ai mercati dei capitali privati e sono imposte all'Italia. E allora questa scelta passoide, completamente sciagurata, di un paese che non respira più con i propri polmoni ma con i polmoni presi in prestito da altri li paga anche, questa scelta porta al dominio dei mercati sull'Italia. L'Italia è impiccata ai mercati. Ma perché è pericoloso stare impiccato in mercati? Molto semplice, perché i mercati, per motivi tecnici e complicati e che non hanno niente a che fare con le politiche di Renzi e le politiche di Roma, possono decidere da un momento all'altro di vendere i titoli di Stato italiani, anzi di svenderli, l'hanno fatto nel 2011, lo stanno facendo oggi. Ma cosa succede quando i mercati svendono i nostri titoli? Si innesca un processo terribile che porta l'Italia alle crisi che conosciamo. I mercati svendono i titoli, si alza lo spread. Ma attenzione a come funzionano i mercati, perché è paradossale. I mercati si fanno paura da soli. Cioè, i mercati vendono i titoli, si alza lo spread, i mercati si prendono paura dell'Italia. Aumento di tassi di interesse che l'Italia deve pagare. Aumentando i tassi di interesse, l'Italia viene messa in stato di crisi dall'Eurozona. Arrivano le austerità, e le austerità sono le super tasse, la chemiotassazione, i tagli alla spesa sociale, i tagli alle pensioni, i tagli agli stipendi. Ovviamente tutto questo porta a una crisi sempre maggiore per famiglie e aziende. Tutto questo perché noi siamo impiccati all'ossigeno dei mercati che si chiama euro, che non è più l'ossigeno dei polmoni italiani che si chiamava lira. Allora io mi chiedo, perché dobbiamo vivere e respirare con il respiro di qualcun altro, rischiare di rimanere soffocati da un minuto all'altro perché questo qualcun altro, che è il mercato, decide improvvisamente di darci meno ossigeno e non possiamo farci niente? Dobbiamo recuperare i nostri polmoni, la nostra moneta, dare un bel saluto all'euro e ciao ai mercati.